Vagabondi, ciao a tutti, rieccoci qui con un altro video. Questo qui, questo è un video che veramente mi è costato uno sforzo di fatica. Come vedrete dalle immagini, l'avevo registrato ancora 15-20 giorni fa quando ero in Grecia, poi non ho mai avuto il tempo di montarlo, ero un po' indeciso se mandarlo fuori così come era girato o no. Comunque alla fine, per vita vera, è ora di spiegarvi una cosa molto tecnica, che è come vado in bagno. Ovviamente è una domanda, oltre a quella, come mi mantengo, dove trovo i soldi e come ho fatto a fare questa vita qui, insomma come a decidere perlomeno di fare questa vita qui. La domanda che viene subito dopo è come vai in bagno, perché effettivamente capisco che sia un problema anche abbastanza pesante, ecco, così. Per cui questo video vi spiega per filo per segno, in maniera molto cruda anche, come vado in bagno, come anche un po' mi sono evoluto negli anni, dai primi viaggi ad adesso. Nel senso che ve lo spiego io adesso, quando viaggiavo in moto ovviamente usavo molto più gli ostelli, quindi si andava in ostello. Spesso si usa quando siamo vicino alle città un po' più, diciamo, grandi. Io usavo sempre il McDonald's la mattina, perché hanno dei bagni che sono stupendi e puliti. O se no ovviamente si va in natura. Quando questo non è possibile, ho cominciato una volta, mi ricordo, pioveva, ero in città, quindi su un parcheggio di città, non potevo andare da nessuna parte, perché comunque, e poi sono quegli attacchi che ti vengono di notte, purtroppo succede, male, l'auto, ho cominciato con questa soluzione del meglio vedere il video. Per cui, sigla, durante la sigla, se avete voglia, registratevi, iscrivetevi al mio sito, attivate le notifiche e mettete un like. Quindi via, subito sigla e poi andiamo col trash più trash. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Vi ho promesso la chicchetta di vita vera in chiusura. Vi devo presentare, l'avete già vista prima, Miss Cappalorina, che è una mia amica, e il vasetto dei sogni. La tipica domanda: come vai in bagno? Ovvio, se posso vado in natura, se posso trovare soluzioni, per amore di Dio. In realtà vi sto raccontando una bugia, perché molto spesso ormai mi sono talmente abituato che è talmente comodo stare in macchina che devo dire che anche delle volte, anche se potrei andare fuori, preferisco stare in macchina. E vi mostro come. Per fare questa operazione io normalmente cosa faccio? Tolgo i cuscini. Perché tolgo i cuscini? Molto semplice. Perché vedete che l'altezza è quella perfetta? Semplice. Questo è un vaso che normalmente tengo sulla sacca esterna, la sacca della spazzatura. Io normalmente su questo vaso qui, ovviamente abbiamo già capito cosa serve, ci metto due sacchetti per sicurezza, che non si sa mai, e lo posiziono in questo modo qua. Tac, vedete, ha l'altezza giusta della seduta, per quello ho tolto i cuscini. Dipende da che lato andate meglio. Se andate meglio, diciamo, a sinistra, vi mettete guardando questo lato. Se invece andate meglio a destra, basta girarsi e guardare il lato davanti. Io vado meglio così. Per cui mi siedo sul fianco e vado sul fianco, tac, incrocio le gambe e mi appoggio sul secchio. Semplicissimo. C'è un piccolo problema, e qui andiamo sul trash estremo. Perché trash estremo? Perché normalmente quando facciamo i nostri bisogni, automaticamente ci viene voglia di fare anche un po' di liquido. Però con un vasetto così piccolo, scelto per poter essere messo via molto più facilmente, e anche perché nei sacchi non è bene mettersi tanta roba liquida, perché molto spesso sono bucati, non tengono bene, per quello vi ho detto ne metto sempre due. A quel punto, imparando dai camionisti che facevano frigorifero, ecco qua, vi presento Miss Cappalorina. L'avete vista prima sul video della tenda. Per quale motivo? Perché ovviamente Miss Cappalorina viene a letto con me, perché io non ho voglia di scendere dalla tenda tutte le notti. Per cui noi che siamo maschietti andiamo bene anche con questa soluzione. Bottiglia del tè, perché ha il collo largo, non perché sia un super dotato,
ma perché è perlomeno un po' più facile centrarlo. Per cui molto spesso mi capita questa cosa qui, non vi preoccupate, la lavo di continuo e la cambio di continuo ovviamente. Per ovvi motivi igienici. Eccolo qua, la soluzione qual è? Tac. Quindi, senza i pantaloncini, senza la mutanda, seduto così, tac, perché è capitato la prima volta, penso a tutti che hanno provato a farlo qui, che poi vai a bagnare. Per cui, di qua, di là, infilato così e siamo a posto. Ecco, su questo punto voglio fare una piccola nota, chiamiamola di colore, è una nota proprio di quelle lì molto molto bruttine, però ci sta, perché effettivamente se non lo sai almeno la prima volta va a succedere che ti fai un po' di problemi. Sto parlando della, mi scappa l'urina, la bottiglia che uso per l'urina. Quando mi siedo nel sopra il vaso praticamente, e ho detto, come vi ho spiegato appena adesso nel video, che la uso per raccogliere l'urina, perché ovviamente non ci sta tutto sullo stesso vaso, e in più nel viaggio prima usavo un vaso più grande, raccoglievo tutto insieme, ma mi sono accorto che non è il massimo, proprio per un discorso di mantenimento del prodotto, chiamiamolo così, e di trasportabilità. Adesso si separo, per cui una piccola, eccolo qui, arriviamoci insomma, dai, la nota è questa: quando infilate la bottiglia, e ripeto, purtroppo è una tecnica che si può usare solo per gli uomini, quando infilate la bottiglia premetela un po', usatela tipo, create il sottovuoto per capirsi, perché aspiri un attimo e intanto si entra meglio. Ma la cosa più importante, al di là di questa battuta, è che se è in sottovuoto, quando noi evacuiamo, lasciamo insomma, la riempiamo un po', quella parte lì che ho messo sottovuoto si riempie e non va mai in pressione, perché le prime volte cosa fai? Fili dentro, ti metti lì, appena cominci un po' a riempirlo ovviamente la bottiglia va in pressione, quella pressione lì sfoga dal tappo, e il tappo sei tu, quindi molto spesso quell'aria che sfoga dal tappo comincia a bagnarti un po' dappertutto. Per cui questa è una chicca proprio trescissima, ma importante secondo me, che vi eviterà almeno la prima volta di bagnarvi. Per cui bottiglia ben schiacciata, di modo che abbia lo spazio per allargarsi e non debba andare mai in pressione. Continuiamo col video, che così ormai siamo alla fine anche del video. Vi saluto già, ma vi saluto anche nel video. Avanti, siamo a posto. Io qui ci posso stare, non dico le ore, però la comodità è quella praticamente che ho a casa. Bene, che posso dirvi? Dopo avervi presentato anche mi scappa l'urina e il vaso magico, il vaso delle magie, che altro posso raccontarvi? Mi sembra che per oggi sia più che abbastanza. Sì, che dire, continuate a seguirmi, iscrivetevi ai miei canali e per chi ha voglia supportatemi attraverso i miei canali. Troverete anche dei link che vi portano a trovare delle soluzioni molto semplici per potermi dare una mano, per poter fare un chilometro in più che per fare un chilometro in più, per poter, diciamo, continuare in questa vita magari un giorno in più, perché ho scelto di far questo e spero che possa portare qualcuno di voi a sognare, per lo meno. Stiamo cadendo troppo sul filosofico. Raga, anzi, più che raga, vaga, ci vediamo.